meglio, insomma. Il flusso è molto meno forte, direi. Ragazzi, la vaschetta è piena, per fortuna l'ha mandata esattamente a filo con il livello, quindi non fa neanche rumore. Gli scarichi non fanno nemmeno un filo di rumore. Missione riuscita. Ok, avevo in giro questa griglia che usavo per i filtri del dolce, direi che è perfetta per i frag. Ok, tagliato a misura, dovrebbe entrare senza problemi. L'unico discorso che devo fare è un incavo al centro, insomma, per farci stare la pompa di movimento. Le parole magiche. La lagadula, mencicabula. Dovrebbe andare alla perfezione. Perfetto, galleggia. Come vedete ce l'ho fatta, ho appoggiato semplicemente i plug in PVC sopra la griglia per farla stare in fondo, insomma. Allora ragazzi, oggi mi sono arrivate un po' di ultime cose per far partire definitivamente la vaschetta anche con l'illuminazione del movimento. Come vedete, il dissipatore per i LED, che è lo stesso che avevate già visto nel video della plafoniera LED di Indep, si trova su Amazon, vi lascio il link in descrizione nel caso. Poi ho comprato questa, che è una colla che trasmette anche il calore, infatti si chiama Thermal Glue, per fissare appunto il modulo al dissipatore, e una presa multipla, insomma una ciabatta, perché non ho prese sul nuovo mobile. Per quanto riguarda la vaschetta, è già qualche giorno che sta girando, non c'è stato nessun problema, nessun intoppo, insomma. Ho aggiunto anche una roccettina che avevo, era una ex roccia viva. Adesso insomma andiamo a posizionare tutto quanto, a fare i collegamenti e vediamo insomma il risultato finale. Allora, prima di procedere all'incollaggio, diamo una pulita semplicemente con un po' di alcol. Ragazzi, ho cablato insomma tutto quanto. Come vedete il dissipatore è fissato qua al mobile, ho fissato un po' di cavi, qua c'è un po' di disavanzo, però insomma non si sa mai, meglio lasciarlo. E adesso proviamo ad accendere e vediamo il risultato. Ok, adesso prendiamo un po' di misurazioni con il bar meter per impostare più o meno ad avere 200 bar, 250 bar nella vaschetta. Per il momento vediamo cosa ci dice. Ok, allora a piena potenza riesco ad arrivare anche a 300 bar e oltre, quindi l'ho dimerata un po' di più. Questo è quello con cui sono venuto fuori, insomma il canale blu a 220, il canale bianco a 60. Abbiamo nel centro della vaschetta, insomma nella zona diciamo dove mettere i coralli in crescita, circa 215 par. Dovrebbe andare bene per adesso, insomma, nella fase di spostamento, insomma, da questa vasca a questa. Poi andremo ovviamente ad alzarlo. Come vedete la vasca principale si è svuotata parecchio, e qua ci sono tutte, insomma, quelli che ho spostato. Aspettate un attimo che vengo nella vaschetta, ho spostato tutti quelli che vedete, insomma. Niente, vedremo come andranno, se cresceranno, se sopravviveranno. Allora, come vedete, sto cercando di impostare questa scheda qui, che semplicemente è una scheda con 4 relè wifi per appunto accendere e spegnere quello che volete. Si può anche utilizzare manualmente, o se no la cosa interessante, appunto, si possono creare delle programmazioni per la pompa di movimento nella vaschetta, non per altro, ma dato che lì il flusso è difficilmente sistemabile in qualsiasi maniera, preferisco a cicli di 10 minuti accendere e spegnere la pompa. Questa, diciamo, è la cosa più semplice. Ecco, l'unico sbattimento di quest'app è che vanno creati tutti gli orari, quindi ad esempio sono arrivato alle 16 con on. Ok, sto impazzendo perché di fatto mi fa creare soltanto fino a 30 timer, quindi non sarebbe mai funzionato in quel modo.
ho trovato un'altra funzione dove semplicemente gli si danno delle regole, bastano due di questi qua, cioè che ogni volta che il dispositivo va in off attende per 5 minuti e poi torna in on, e viceversa quando è in on attende 5 minuti e poi torna in on, quindi dovrebbe fare dei cicli di on e off ogni 5 minuti o comunque ogni quanto li posso impostare qua, insomma posso mettere anche ogni minuto ad esempio. E ora vediamo se effettivamente questa cosa funziona o se non funziona, insomma. Ok, configurato tutto, adesso il timer terrà accesa la pompa per 5 minuti, poi un minuto resterà spenta e poi di nuovo 5 minuti accesa, così all'infinito insomma. Oggi mi è arrivata una mega porzione di gracillaria, quindi un'alga superiore rossa, molto bella anche da vedere nel display se volete, però noi la andiamo a posizionare insomma nella vaschetta. Stavo dando un'occhiata rapida insomma qua per capire se c'erano magari ospiti indesiderati e mi sono punto un dito con un vermo cane, non è affatto piacevole. Rapido processo, acqua del sacchetto con l'alga, il reviv, sono caduti un sacco di vermicani e chissà cos'altro, risciacquata in acqua marina, ne sono caduti altri due qui da questa piccola porzione, e ora invece qua dentro c'è soltanto acqua di osmosi, ho fatto partire un timer di 5 minuti e adesso la attacchiamo con un po' d'attacca a questa basetta che è le solite basette in PVC mie. Ovviamente questa è la parte più esterna della pianta, dell'alga, scusate, perché è molto rossa come vedete. Se fosse stata, diciamo, la parte meno esposta dell'alga, quella, diciamo, sul fondo, insomma, più lontana dalla luce, sarebbe stata più di un giallo spento. Ok, andiamo ad inserirla nella vaschetta. Una cosa particolare, le punte, non so se si vede in video, ma non credo. Dal vivo alcune, le punte proprio dell'alga sono fluorescenti, è bellissimo da vedere, e la andiamo a mettere in vasca. Come vedete è l'alba di un nuovo giorno, siamo quasi a fine settimana. Stamattina mi sono svegliato e mi è arrivato un messaggio dai ragazzi di Animal House. Come vedete la scatola è pronta, quindi settimana prossima sicuramente vedrete la nuova vasca. Non vedo l'ora che arrivi, a settimana prossima.